Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Oggi continueremo il nostro sotterraneo. Continueremo nella. Scusate, ecco, torcia. Appunto nella pavimentazione. Insomma, continueremo a mettere i nostri mattoni di pietra. Allora, la questione dell'illuminazione superiore la farò quando. Anzi, no, ma la possiamo fare anche adesso. Ma aspettate che prima voglio finire la. Voglio finire di mettere tutto il soffitto, tutti i blocchi, fare una cosa fatta veramente bene, poi dopo faremo l'illuminazione a lampade di redstone, cosa che io ho fatto in una costruzione del mio mondo privato e mi è piaciuta veramente tanto, quindi voglio riproporvela, in questo nostro sotterraneo. Allora, oggi voglio fare, oltre a continuare qua, voglio anche fare proprio le porte di queste stanze. Ah sì, qua sentiamo i rumori del portale del Nether che è lì fuori, sarà circa qui. Adesso, scusate se non parlo tanto forte, ma è domenica mattina, quindi. Allora, adesso vediamo quanti. Mattoni, ah, ma scusate, ho attivato too many items perché stavo facendo il video di ringraziamento dei 7000. Sì, c'è molto squilibrio tra i video registrati e caricati, ma ho appena finito di registrarlo perché, come avete visto nel video, ho piazzato dei blocchi di Netherrack e quindi mi è servito too many items per fare una cosa veloce. Comunque sia. La serie questa potete fidarvi che non ha alcun cheat. Allora, mettiamo così, già facciamo tanti. Scusa, avevo premuto il tasto. Vabbè, qua abbiamo questi blocchi che mettiamo nelle chest. I blocchi del Nether. Mi sarebbe piaciuto fare una, come dire, aspettate, minerali, mettiamo, sì, possiamo mettere qua i minerali del Nether, tipo la polvere, il quarzo, no, mattoni del Nether, verruca del Nether, dove sono blocchi da costruzione, possiamo mettere qua, nella cassa qua sotto, differenziare un po', dove ci sono, dove è qua? Armi e no, cibo, scusa, cibo e sementi. Mettiamo qua le cose tipo del Nether, la verruca del Nether e no, il fungo lo possiamo mettere qua. E la sabbia delle anime, ah sì, mi sono dimenticato di piazzarla. La mettiamo qua. Ok. Comunque sia, mi sono informato sull'utilizzo della verruca del Nether. Praticamente serve soltanto come ingrediente per le pozioni, quindi non è tipo non serve per fare qualcosa da mangiare, a differenza delle altre colture. Allora, continuiamo qui. Adesso però, se non in questa parte, comunque nella prossima mi voglio costruire un incudine per riparare i miei strumenti. Ah no, no, cazzo, ho sbagliato. Allora, mattoni. Allora, qua facciamo già. Allora, qua ci togliamo il tavolo e ci creiamo una stanza fatta. No. Fatta, che so, così. Così io penso che possa andare bene. Qua facciamo il muro. Ok, qua penso che il nostro deposito possa andare bene. Avrei sprecato anche una serie di mattoni, cioè questa. Allora aspettate che me la riprendo, va là, tanto vale che facciamo così. No, ho mancato uno. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9.
Scusate di nuovo se parlo piano, ma come ho già detto è domenica mattina e c'è tutta la mia famiglia in casa. Allora, mettiamo le torce qua. Qua non possiamo attaccare una torcia, no? Comunque si alzerò il volume con Sony Vegas, ecco, mettiamo delle torce attaccate qua vicine. Così. Ok. Bene, il nostro deposito può dirsi ultimato finalmente. Qui invece voglio fare la libreria, però per fare la libreria ci vuole i libri. Ci vogliono i libri e per fare i libri ci vuole la carta. Quindi andiamo a vedere come sono messe le nostre canne da zucchero. Il portale del Nether per adesso lo lascio attivo qua, non mi dà particolarmente fastidio. No, per fare tanti libri mi ci vuole tanta carta. Quel pollo lì è ancora incastrato. Andiamolo a tirar fuori. Cosa fai qua? Ah, ecco perché è così. Perché c'è questa corrente d'acqua. Ah, perché c'è la corrente. Ecco perché è incastrato. Aspetta che lo liberiamo, va là. Povero animale. Adesso qua. No. Voglio liberare questo pollo. Ok, qua invece. Oh, ok. Perfetto, adesso sta a te. Oh, meno male, si è liberato. Adesso potremmo anche metterla qua. Ah no, qua c'è del ghiaccio, aspettate che lo togliamo. Comunque non mi ricordo com'è che si craftava il blocco di ghiaccio. Tolgo questa neve, anche se... Vabbè, tanto poi, prima o poi, quando pioverà nel nostro biome lì davanti, in questo qua invece nevicherà. Quindi si rigenererà di nuovo la neve. Ok. Ah, cresce anche sulla sabbia, perfetto. Ecco, adesso dobbiamo andare a prendere quella là. Comunque ci stiamo facendo veramente una striscia di cane di bambù. Però ci serviranno, come ho già detto, tutte per la carta. Poi mi vorrò fare anche una farm di canne di bambù quando faremo il nostro angolo fertile, cioè lo chiamerò angolo fertile dove ci saranno tutte le nostre farm. Cos'è che volevo fare? Adesso mi sono scordato. Ah no, niente, niente. Volevo proseguire qua. Qui dobbiamo continuare la pavimentazione, non abbiamo abbastanza mattoni di pietra. Togli qua la torcia. E qua facciamo la porta che però adesso non abbiamo abbastanza mattoni di pietra per farla. Comunque sì, aspettate un attimo. Ecco, sono andato a vedere un attimo su Minecraft Wiki come si fa a craftare un incudine. E non penso che... cioè, ci serve molto ferro, non penso di averlo. Ce ne servono 9x3, 27. No, no, ne abbiamo invece. Allora, dov'è il tavolo da lavoro? Mettiamocelo qui. Allora, dobbiamo fare 3 blocchi di ferro. E poi così. Ecco, incudine. Dove sono i minerali? Li mettiamo qua. Adesso ce n'è rimasto non molto. Per adesso... Ecco,
Avete sentito il rumore? Adesso proviamo a riparare, che so, il nostro piccone di diamante. Com'è che si faceva? Ripara e denomina. Aspettate. Ecco, sono andato a vedere come funziona su Minecraft Wiki. Allora, praticamente noi dobbiamo, ad esempio, se noi abbiamo un piccone di diamante e vogliamo ripararlo, noi non dobbiamo fare altro che mettere il piccone qua e il diamante qua. Costo dell'incantesimo 3. 3 si intende l'esperienza qua che vediamo che adesso per me, da me è 39 perché mi sono accumulato parecchia esperienza. E allora, lo ripariamo, lo possiamo anche rinominare in... Eccolo qua. Ah, rinominare costa. Distruttore. Beh, volendo possiamo anche farlo. Ma sì, dai. Distruttore. Va bene. Ok, adesso abbiamo il nostro distruttore. Bello. Allora, mettiamoci il diamante qui. E il nostro piccone è rinominato. Come vedete, però, noi possiamo accorgerci quando un oggetto è rinominato perché il nome sarà in corsivo anziché in normale, insomma, normale, orientato normale. E nulla ragazzi, io vi aspetto alla prossima parte in cui mi procurerò dell'altra cobblestone, magari distruggendo qua, e mi farò degli altri mattoni di pietra. Ciao ciao!